Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi, sui nostri canali video e sui 97.500 per chi ci ascolta. Oggi sono in compagnia di un gruppo, è un gruppo di Treviso. Loro sono... È mezzo gruppo. Salutiamo gli altri che sono a casa. Non sono a casa, però vabbè. Stanno lavorando, è vero. Bene, posso presentarvi? Loro sono La Scimmia. Ciao ragazzi. Benvenuti. Allora, il gruppo è formato da Gabriele Marino, Federico Scuderi e gli altri due sono Andrea Albani ed Enrico Poletto. Esattamente. La Scimmia nasce a Treviso nel 2015, giusto? Sì. Come vi siete incontrati? Inizialmente è nata composta da Gabriele e Andrea, quindi te lo descrivo. Però nessuno lo chiama Andrea, chiamiamolo come si chiama veramente, si chiama il Chad. Non è Andrea, è il Chad. Okay. Non si gira se lo chiami Andrea. Chi è Andrea? Chi è Andrea Albani? Ciao Ricky. È una domanda, esatto. E... Vabbè, niente, comunque il gruppo inizialmente è nato da loro due, poi sono subentrato io, successivamente Enrico, e da lì abbiamo fatto un disco. E quindi sì, ho fatto un sunto veloce, ma meno male è andata così. Il primo disco che si chiama? Non ha nome, è omonimo. La Scimmia. Ah, ok. Sì. Tipo il Led Zeppelin, ma peggio. Molto. Ok, prima di tutto vorrei sapere perché La Scimmia, com'è nato questo nome? Io avevo dei problemi quando ho scelto questo nome, non è che sono scomparsi comunque, sono aumentati. No, diciamo che volevo, se vogliamo parlare seriamente, metterla su un livello più spirituale, pensavo alla primordialità della musica e cose del genere, quindi volevo andare nell'antichità, poi c'era questo gioco di... vecchia. Poi c'era questo gioco di parole di avere la scimmia, no? Di avere quella fotta, si dice in gergo. Sì. E i vostri testi sono in italiano? Yes. Come mai questa scelta? Allora, posso rispondere a questa domanda, dottore? Sì, stai attento però, mi stai dicendo. No, esatto, non esporti troppo che poi ti allarghi. Allora, diciamo che... tutti i gruppi che nascono comunque qui nella zona sono appassionati non certo di musica italiana, ma di musica esterofila. Io l'ho sempre fatta comunque nel tempo, cercavo di fare canzoni mie in inglese, però poi, questa è stata una mia considerazione personale, mi sono reso conto che comunque non valeva la pena, perché la pronuncia non sarà mai perfetta. Mai, a meno che tu non sia madrelingua. Beh, ma credo che sia più un bisogno espressivo, cioè di comunicare un messaggio. Sì, quello è venuto poi, anche perché il primo disco i testi sono un po' lisergici, non raccontano veramente, raccontano più sensazioni che altro, quindi volevo comunque tenermi sulla scuola inglese, che comunque fa spesso di queste cose. Poi nel secondo disco invece ci siamo spostati in un campo più cantautorale, diciamo, ci siamo più adattati al momento. Certo, ecco. E sono tratti da esperienze personali. Certamente, sì. Li scrivi tu? Sì, li scrivo io, ma i ragazzi mi danno una mano quando sbaglio i congiuntivi, ad esempio. Succede spesso. Sulle licenze poetiche gliele togliamo via tutte. Sì. Ok, intanto. E come componete un brano? Dipende, o si parte dalla musica o si parte da magari un concetto, un messaggio. Però principalmente componiamo la musica prima, magari insieme o lui singolarmente con la chitarra, e poi cerchiamo di arrangiarla tutti quanti insieme, quindi è un lavoro di squadra. Bene. E la vostra produzione ha diverse sfumature, un po' rock, un po' pop, un po' punk, come la definite? Ha un'etichetta? Bastarda. Sì, allora alcuni dicono di noi che siamo versatili, alcuni dicono di noi invece che non sappiamo quello che vogliamo. Ci piace tanta roba, questo è vero. Però generalmente si può descrivere in pop rock,
Con delle venature grunge perché ci piacciono gli anni 90, ma non vorremmo offendere certamente i puristi, ecco. Diciamo che abbiamo un modo di lavorare estremamente democratico, quindi ci ascoltiamo molto quando componiamo, anche i nostri ascolti personali, perché alla fine non sempre combaciano, quindi soprattutto magari con Enrico, che ha dato un'impronta molto più pop, proveniente lui dalla scuola un po' più jazz, un po' più classica, ecco, diciamo, rispetto alla nostra, che magari è stata fatta, composta più di ascolti più simili e anche più pesanti magari in alcuni casi. E, però sì, insomma, cerchiamo di ascoltarci molto, insomma, la cosa bella, la cosa che funziona tra di noi, insomma, è insomma, il rispetto musicale che c'è tra di noi, quindi componiamo così, ecco, insomma. Ottimo. E quali sono i vostri gruppi o cantanti di riferimento? Si può dire Antonello Venditti, perché io ci credo veramente. No, sto scherzando. No, anche lui. Venditore nazionale. Il venditore nazionale non si tocca. Boh, allora, il cantautorato italiano, comunque soprattutto nell'ultimo periodo, non solo perché c'è stato un grosso revival dopo la morte di Dalla e quant'altro, ma ci ha sempre affascinato tantissimo. Andrea, ad esempio, ha una fissa per De André, cioè gli piace moltissimo. Io sono cresciuto a Pane, Beatles e Lucio Battisti. Fede altrettanto, comunque. Sì. Cioè, magari con un po' più di anni 70, Led Zeppelin. Ah sì, okay. Tutti quanti comunque. Tutti quanti veniamo da quella formazione un po' old school, ecco, se si può definire. Siamo nella settimana di Sanremo. Cosa ne pensate della musica italiana di oggi? Chi salvereste? Di quelli in gara? No, in generale. La prossima... No, vabbè, non è facile come risposta, però sicuramente ci sono tantissimi artisti che abbiamo ascoltato, anche del pop italiano, insomma, anche Motta stesso che si presenta a Sanremo, cioè almeno personalmente sono molto curioso di sentire. Secondo me è un evento, cioè è un evento abbastanza importante. Speriamo ovviamente che cose del genere servano a far cambiare un po' aria, però insomma non ne sarei così sicuro, ecco, insomma, quindi vabbè, aspettiamo, guardiamo e ascoltiamo. Non voglio fare delle critiche a dei giganti della musica, ma diciamo che siamo parecchio stufi di sentire Gianni Morandi e Albano, cioè non ne possiamo veramente più. E penso che sia un sentimento molto comune, quindi se il festival si sposta e cerca di far entrare e far conoscere, comunque, visto che sarà un evento importantissimo, quasi sacro, un'istituzione della musica italiana, si sposta verso questi lidi, spero che possa essere super positivo, gli apri porta, sono stati lo Stato Sociale, ben venga, sinceramente, io sono più che contento da questa situazione, che un attimino rispecchia quella che è la vera realtà italiana, ecco, secondo me. E poi mi sta sulle balle il fatto che se scrivi La Scimmia viene fuori Gabbani, quindi basta. L'ho notato in questi giorni. Tornando a voi, è uscito da pochi giorni il vostro nuovo album, si chiama Ti farò del male. E perché Ti farò del male, cosa significa? Fede, la vuoi tu questa o la vado io? Non lo so, no, in verità è che ci sono molti pochi perché dietro La Scimmia, cioè ci sono molte sensazioni. È stato uno dei brani che ci ha colpito di più durante la composizione e l'arrangiamento, e il messaggio che trasmetteva era questo, era forte e a me personalmente ha preso subito e l'ho ricondotto a tantissime cose. Ho cercato anche di trovare un filo conduttore fra i brani e sicuramente è un titolo provocatorio, non vuole fare altro anziché mandare un messaggio contrastante rispetto a quello che esprime. Sì, anche perché noi non saremmo in grado di far male a nessuno, sinceramente. Siamo abbastanza orsetti, ecco, come se, di d'indole, ecco. E è un titolo provocatorio, visto il clima incasinato che c'è ultimamente. C'è troppo odio in giro, ecco, questo poco lo assicuro. Non che io faccia poco per... molto per attenuarlo, ma è così.
Guardiamo subito il video di Ti farò del male. E per chi ci ascolta in radio, ascoltiamo il pezzo e poi ritorniamo subito in studio. Eccoci in studio, abbiamo ascoltato Ti farò del male dei La Scimmia. Cosa contiene questo album? Questa è una domanda impegnativa. Ma erano tutte impegnative a quanto allora, pare. Sì, è sempre impegnativo rispondere. Sì. Allora, contiene 9 pezzi e di questo siamo sicuro. Boh, la prima è andata. Contiene 9 pezzi e sì, alcuni parlano di esperienze vissute, alcune di sensazioni. Comunque generalmente c'è una sensazione di... come si può descrivere... Come si dice quando non ti trovi bene in un posto? Ma disagio? Sì, c'è una sensazione di disagio prevalente che nel disco. Vabbè, ma a parte il messaggio stesso, credo che il motivo per cui abbiamo fatto questo disco, abbiamo deciso di comporre questo disco, è stato perché insieme a Ricky, Riccardo Damian, che è il nostro produttore, abbiamo voluto costruire un suono alla band. Quindi diciamo che è stato quello il nostro obiettivo principale e successivamente è stato composto il disco, perché è stato un modo di lavorare molto strano. Lui poi stava a Londra in quell'anno in cui abbiamo registrato il disco, quindi abbiamo fatto varie sessioni di studio, vari brani, i brani poi sono stati ripresi in mano, quindi insomma un lavoro molto strano. Però insomma
l'idea di Ricky principale, che era quella di costruire il nostro sound, c'è stato, è stato talmente forte, anzi, che ci ha condizionato tuttora, credo. Mm-hmm. Siamo sicuramente dei musicisti diversi rispetto a quando abbiamo iniziato questo percorso con Ricky. Quindi, beh, gliene siamo infinitamente grati, perché, anche perché Riccardo è... è più piccolo di noi, ma è quattro volte noi a livello di sapienza generale per quanto riguarda questo settore, l'audio recording, e anche, insomma, ha lavorato con dei grandissimi. Ma non solo lui, c'è proprio tutto il clima che si era creato in studio, mm-hmm. sia al Fishbowl insieme ad Andrea Ghione, che salutiamo, delle persone incredibili, e Andrea Valfrea, e al Magister, insomma, tutto lo stesso collettivo, diciamo, di persone ci hanno aiutato a vedere la musica in modo diverso rispetto a come la concepivamo noi prima, anche molto più professionale, e questa cosa personalmente mi ha fatto crescere molto, quindi... Quanto tempo è durata questa produzione? Tanto. Tanto ci avete lavorato? Beh, abbiamo cominciato, siamo entrati in studio la prima volta a inizio 2017, quindi... E poi ci sono stati degli appuntamenti staccati di mesi, sì. Ecco. Due annetti. Sì. Sì. Beh, calcolando, insomma, il primo disco nostro è uscito a febbraio 2016, e siamo entrati in studio per la prima volta con Ricky, ma quando siamo entrati in studio non avevamo l'obiettivo di fare un disco, ma di fare dei brani insieme, quindi non sapevamo se fare un EP, se fare un disco. Non ci ha mai preso particolarmente bene l'idea di fare un EP, non so perché, probabilmente la rivaluteremo questa cosa, perché visti i tempi che richiede un disco è... Sì. Stiamo anche pensando di far uscire solo singoli in futuro, ma non si sa cosa, che decisione prenderemo, insomma. Vediamo, intanto vogliamo suonare questo disco. Questo il più poco possibile. Ma sicuro. Quindi... A noi piace tanto suonare live, questa è la questione. Noi sì. facciamo tutto questo, ci sbattiamo così tanto, perché vogliamo fare più date possibili. È bello lo studio, cioè, mi diverto un sacco. Madonna. La composizione, sì, è bella. Ovviamente ti scanni spesso e volentieri, sì. Però è un bel momento, molto umano, molto vivo. Ti conosci. Però il live è bello, perché è come se tu entrassi in una sorta di apnea e salutassi tutti i componenti della band e gli dicessi ci vediamo alla fine di questo percorso. Sì, ci sono, non ci sono, è molto bello come sensazione. A prescindere che la situazione faccia schifo o se sia un palco importante, insomma, per fortuna abbiamo avuto sia la possibilità di vedere i due risvolti della medaglia. Dall'osteria ai palchi. Dipende, è una cosa che ti fa crescere tantissimo, cioè è la cosa più importante per un musicista, basta, punto. Non puoi fare altro, ed è la cosa che spero facciano tutte le band, cioè cercare di rompere le scatole per suonare fuori, perché non è facile e non sei visto sicuramente bene quando vai a chiedere di suonare in un locale però è quello che bisogna fare, ed è giusto dare lo spazio alle band per suonare il più possibile, perché è così che si cresce. E poi a un certo punto arriva qualcuno e ti dice dai, sì, bravo, vai, suona, e così ti dà il contentino. Però è divertente. Ci sono spazi qui in zona? Beh, c'è sempre un'altalenanza, ci sono anni in cui non c'è nulla o c'è poco o niente, ci sono anni invece in cui c'è movimento, dipende sempre da quanto rompi le palle. Beh, ma noi siamo stati anche molto fortunati comunque in zona, no? C'è da dirla sta roba, siamo stati abbastanza fortunati, abbiamo trovato gente che ci ha accolto. L'OM ci ha fatto suonare all'OM Festival, ci ha fatto aprire ai Ministri, quella è stata un'esperienza incredibile. Noi non avevamo suonato davanti a tutta quella gente, avevamo suonato davanti a molta gente al New Age, avevamo partecipato ad un contest tempo fa. Abbiamo suonato prima dei Ministri. Vabbè, no, ma noi da Treviso percepiamo sempre tantissimo amore, tant'è che non vediamo l'ora di fare questa data venerdì all'OM Rock Bar. Il discorso è sempre quanto seriamente tu prendi questa cosa, cioè la musica è importantissima, fare musica è importantissimo, e se tu sai dargli questo peso le persone se ne accorgono e lo rispettano. Devi essere tu a porti come... devi essere sicuro di te, come qualsiasi cosa nella vita. O fingere, comunque sicurezza. Esatto. Però, diciamo che...
per tutto l'impegno che dedichiamo a questa cosa, e non ce lo chiede nessuno, ecco, insomma, però insomma, diciamo che cerchiamo di far valere il nostro diritto di voler suonare fuori, ecco. All'interno del disco, il singolo Parco Comunale, singolo per l'etichetta Dischi Sotterranei, Sisma e Dischi Sovie Studio, sì. Giusto? E l'ascoltiamo. Dagli. Parco Comunale della Scimmia. Sono stato assoldato da una multinazionale. Avevo tutto dal vestito inamidato, uno stronzo come capo e una paga niente male. Per fortuna sono scappato, ho cambiato anche lavoro. Ero a Bologna in un parco comunale, leggevo molto e ti pensavo ancora. E all'improvviso si è avvicinato un tale, io me lo ricordo ancora, elegante, molto vecchio, aveva un tavernello in mano. Davvero un tipo molto strano. Io ero un po' curioso e lui aveva voglia di parlare. Mi raccontò della sua vita, aveva ucciso 3 persone, aveva ancora un coraggio da leone. E all'improvviso una lacrima incontrava il suo sorriso, disse: se ci riesci scappa e non tornare più. E poi prova a non amare. Non amare mai nessuno se ci riesci, non ne varrà la pena di soffrire come un cane. Mia moglie è morta da 10 anni ed io non ricordo più il suo viso. Mi abbracciò e con molta calma disse: non ti preoccupare, ragazzo mio, sarai sicuro, sarai forte, sarai libero, un giorno pronto anche alla morte. Era Parco Comunale della Scimmia. Di cosa parla questa canzone? È una storia raccontata, quindi parla proprio di questo incontro che ho avuto con questo signore, che era esattamente come lo descrivo, alto, elegante, magretto e con una leggera dipendenza dall'alcol. Si è presentato con questo tavernello e con moltissima voglia di raccontarmi la sua storia. Venerdì sera sarete all'Home Rock Bar, lo ricordiamo, venerdì 8 febbraio. Yes. Sì. Avete anche altre date in programma? Avete un tour? Per ora... Ci stiamo lavorando, ovviamente, abbiamo pensato a tantissime cose e ci siamo dimenticati... No, scherzo. Una data sicura è il 16. Stiamo lavorando insieme a un'agenzia di booking, quindi insomma ci saranno sicuramente delle date in arrivo. Quindi in questo momento le uniche confermate sono quella di venerdì prossimo e quella del 16 marzo al Pedro, a Padova.
per la festa di Dischi Sotterranei, dove ci saranno tantissime altre band, nuove uscite dell'etichetta principalmente, quindi nuovi dischi in uscita che verranno presentati. E vi invitiamo a venire, ovviamente. Sì, infatti, anche perché è qui. Certamente. Dai, su. Ci saremo. Dai. Progetti per il futuro? Lo sai tu? No. Tu lo sai? Non fare troppi debiti con la musica. Come stiamo facendo. E cercare di guadagnarci qualcosa, se possibile. Ma quello è impossibile. Però è impossibile. E, boh, non lo sappiamo. Vediamo che cosa ci regala il signor futuro. Sì. Vediamo. Beh, cercheremo semplicemente di suonare il più possibile. Più possibile. Quello che ci auguriamo è quello. È quello che la nostra... Sì, la sì. nostra ambizione più grande è... Calcare parchi. Parchi. Dopo l'ultimo singolo è andata così, ormai è deformazione. È tutto un parco. È tutto un parco. Noi vogliamo andare per parchetti comunali, così, come si faceva quando avevamo 15 Magari anni. Con un service. Con un service, ecco, se possibile, bene. Sì. Ecco. Bene, ve lo auguro con tutto il cuore. Ma grazie. Grazie. E il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con noi. Grazie a voi, grazie. Di tutto. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Veneto 1 con voi termina qui. Restate sintonizzati sui 97.500. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.